tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Domenica è stato annunciato da Carlo Conti il cast di Sanremo 2016. Hai sentito i nomi? No, perché purtroppo ho perso un po' la passione dal momento in cui con gli anni secondo me è decaduto un po' come programma. Come mai è decaduto? Perché non mi sono piaciuti molto comunque i presentatori, non mi è piaciuto tutte le vicende che sono sotto le righe emerse, tipo non so, che già c'erano i vincitori prestabiliti, già c'erano delle cose comunque un po' nascoste. Sei un po' diffidente. Io ti dico comunque qualche nome. Dimmi cosa ne pensi della presenza, per esempio, di Patti Pravo, Elio e le storie tese e Darisa. Elio è il migliore, direi. Poi dopo X Factor credo che ha fatto un successo assurdo e poi è storico come personaggio. Arisa mi piace molto, la voce però come personaggio non molto. Qualcuno dice che va sempre a Sanremo e che può andare avanti solo grazie a Sanremo. Ok, te lo stavo infatti per dire, quindi non mi piace molto per quello, però la voce è fenomenale. Patti Bravo, ignorantemente non so molto di... È giusto portare queste artiste storiche sul palco del festival oppure bisognerebbe dare sempre maggiore spazio ai più giovani? No, secondo me i personaggi storici è giusto portarli perché il loro vissuto può insegnare molto ai giovani. Quindi se i giovani prendono spunto da un qualcosa di costruttivo e con delle basi, allora magari si può creare una buona musica invece che solo i rapper che stanno uscendo adesso, mille altre cose molto superficiali. Il cantante di talent a Sanremo, sei favorevole? Sì, però rimango diffidente perché credo che sia una cosa un po' montata e costruita. No, non ancora. Perché non ti interessa saperli o perché recupererai prima o poi? No, penso di recuperarli perché comunque di solito lo seguo come programma. Ok, ti faccio io qualche nome allora. Per esempio, cosa ne pensi della presenza di Noemi, Dolce Nera, Lorenzo Fragola e Morgan? Allora, Noemi non mi dispiace e gli altri così. Morgan, per esempio, cosa ne pensi del fatto che vada al festival? Hai paura che faccia scandalo, che farà parlare di sé e non per la musica? Non è un personaggio che proprio stimo particolarmente, però vabbè. Cioè. Accetti comunque, non fai proteste. Sì. Qualcuno dice che ci sono troppi artisti che arrivano dai talent show e che Sanremo non dovrebbe dare così spazio ai cantanti che arrivano dai talent perché non sono dei veri big. Cosa ne pensi di questo? Ma penso che sia giusto anche dar spazio alle persone che magari non sono già così tanto conosciute come invece magari i big. Cioè, comunque un'opportunità per loro per dimostrare quello che valgono così. Secondo te come mai artisti acclamatissimi come Vasco Rossi, Laura Pausini e Ero Stramazzotti non vanno al festival se non come ospiti? Beh, perché loro secondo me ormai hanno una fama a livello internazionale così, quindi penso che non li cambi fare o no il festival. Non ne hanno bisogno? No, penso di no. Assolutamente no. Perché proprio non ti interessa? Non è che non mi interessa, non sono stata informata, guardo poca televisione. Ti dico qualche nome, per esempio, cosa ne pensi della presenza di Lorenzo Fragola, EDR Jack, Noemi e Valerio Scanu? Oddio, non si possono definire così tanto dei cantanti, però... Perché? Perché in confronto ad esempio a un Vasco Rossi non hanno niente a che fare, ad esempio. Infatti qualcuno dice non sono dei veri big questi, i big sono altri. E anch'io credo questo, però oddio, hanno un buon timbro vocale nonostante io non me ne capisca molto. Si è offeso molto per l'esclusione Marco Carta. Non lo so, un buon timbro vocale, però insomma non si può definire appunto un vero cantante come Vasco Rossi al top del... Perché top. Secondo te Vasco Rossi non va a Sanremo? Perché ovviamente non va a Sanremo, oddio, non lo so perché, però avrà di meglio da fare che andare a Sanremo, secondo me. Comunque lui non è solo un cantante, ma è un poeta.
io lo reputo un poeta. I poeti non vanno a Sanremo? Non lo so, io non so perché non vada a Sanremo, ma comunque sia è l'unico che riempie tutti i concerti e a Sanremo insomma... Ci va chi ha bisogno magari di vendere un po' più di dischi. Esattamente, secondo me credo questo, come l'Amoroso, la Marrone, nonostante siano delle bravi cantanti, hanno un bel timbro vocale.